Noi ci occupiamo invece di elezioni regionali, ne parliamo con Pier Ferdinando Casini, che è il leader dell'UDC. Buongiorno onorevole. Buongiorno, ma con tutte le cose che ci sono stamattina mi fa parlare delle regionali? Di cosa vuole parlare, onorevole? Beh, insomma, mi sembra che di carne al fuoco ce ne sia, ma è lei che mi deve fare le domande. Io sono, ma io ero anche incuriosito... Sono rispettoso del direttore. Bene, no, altrimenti ci segnali qualche domanda. Io vorrei capire per la verità cosa sta succedendo in Piemonte, dove lei ha scelto, l'UDC ha scelto di candidarsi insieme con Mercedes Bresso, cioè la candidata del centro-sinistra, ma l'unico consigliere regionale dell'UDC ha scelto di lasciare il partito e di passare con il centro-destra. Che succede? Allora avevo ragione a essere maliziosa, questa è una domanda trabocchetto. Tutti non so se è trabocchetto, so soltanto che è una notizia quella che l'unico consigliere abbandona l'UDC. È una notizia che era già stata data 10 volte dai giornali. Mi sembra che la cosa importante è che ci sia in queste ore molte persone autorevoli come Paola Binetti, che sono espressioni importanti del cattolicesimo italiano, che stanno aderendo all'UDC, e proprio questa mattina faremo la conferenza stampa. Penso che abbia un significato molto diverso di un annuncio già annunciato 10 volte. È chiaro che quando si fanno le liste elettorali c'è chi vorrebbe andare nel listino, chi fare l'assessore, sono tutte cose naturali, ci mancherebbe altro, non mi scandalizzo, ma non hanno alcun rilievo politico. Noi siamo contenti di aver fatto un'alleanza che garantisce i nostri valori, che ha un programma chiaro e definito. Certamente la Bresso ha un'impostazione laica, un po' come quella che in altre realtà hanno presidenti di regioni del centrodestra, ma credo che questo non farà certamente premio rispetto al risultato elettorale, che me lo auguro buono. Ormai le alleanze sono tutte definite, forse non è ancora chiaro con chi vi schierate a Venezia? Appoggerete Brunetta oppure no? Come, scusi? Appoggerete Brunetta oppure no? No, noi abbiamo scelto Orsoni a Venezia già da tempo, è un candidato importante, è tra l'altro un uomo molto impegnato nel mondo cattolico, così diamo anche più competitività al comune, no? Perché Brunetta è un uomo da competitività, chiede sempre più competitività alla pubblica amministrazione, per cui bisogna rendere anche un po' interessante la competizione, no? Ma è vero che invece a Bologna vorreste unirvi con il centrodestra? No, guardi, a Bologna io chiedo una cosa, ho parlato col Presidente Berlusconi di questo come Presidente del Consiglio e ne ho parlato anche con il Presidente della Repubblica. Io credo che bisogna votare a Bologna, non subito perché non è possibile, ma mi auguro che non ci sia un periodo di commissariamento che dura un anno e mezzo, perché questo sarebbe molto negativo, perché una città commissariata è una città bloccata. Ora, io mi auguro veramente che ci possa essere un'intesa tra le forze politiche per andare a votare, se non è possibile entro giugno, magari a settembre-ottobre. Ma non è che lei ha qualche ambizione, qualche voglia di candidarsi, no, come sindaco a Bologna, visto, no, che lei è, no, di Bologna? No, no, Bel Pietro, non facciamo lo scoop, non ho nessuna ambizione, tra l'altro vivo a Roma, francamente credo che le persone debbano fare le cose di cui sono capace. Oggi non sarei in condizione, neanche avrei forse la preparazione, la conoscenza più dei problemi della città che avevo 20 anni fa per fare il sindaco di Bologna, per cui ci sono persone più adatte di me sia a destra che a sinistra. Lei prima parlava della Binetti, ma questo rappresenta la fine del dialogo con il centro-sinistra? L'ipotesi di alleanze con Bersani non ci sono più, sono sfumate? No, ma le alleanze di queste elezioni sono elezioni regionali, le alleanze nazionali si faranno al termine della legislatura. Noi abbiamo detto 1000 volte che quelle alleanze saranno fatte sulla base di quello che concretamente avviene in questi 5 anni. Noi abbiamo però molta soddisfazione nel vedere che personalità come Carra, come Lusetti, come Labinetti, come Dorina Bianchi, che hanno creduto di poter fare un'esperienza politica da cattolici all'interno del PD, oggi scegliano l'Unione di Centro, perché questo dà forza al nostro progetto, è il disegno con cui con Buttiglione, con Pezzotta ci siamo impegnati in questi mesi, e fa anche giustizia rispetto a una campagna che è stata fatta contro di noi, perché io capisco che diamo fastidio, non ci schieriamo, il PDL vorrebbe che ci schierassimo con loro, il PD vorrebbe che ci schierassimo con loro, per cui qualsiasi scelta che facciamo hanno qualcosa da dire, li capisco, ci mancherebbe altro, se fossi nei panni loro direi la stessa cosa, ma noi ci teniamo alla nostra indipendenza. Le elezioni sono regionali,
Io non credo che queste saranno le elezioni referendum pro o contro Berlusconi, pro o contro il governo. È inutile che l'opposizione pensi nella rivincita, qua si eleggono solo delle elezioni regionali, cose importantissime per le regioni, non per il governo centrale, e la stessa cosa vale per chi nella maggioranza trombetta come se fosse questa il giudizio di Dio. Non è il giudizio di Dio, è una cosa importante. Voglio dire anche una cosa importante anche in relazione ad oggi. Le regioni amministrano settori fondamentali, sì. Penso alla sanità. La sanità va oggi spogliata dalle, diciamo così, dall'occupazione dei partiti e della politica. A proposito, sulla sanità c'è una grande questione morale. Stamattina la Corte dei Conti denuncia che le denunce per corruzione sono cresciute del 229%. Allora, l'impegno che si deve assumere è una sanità che tuteli i malati e non i partiti. Casini, sì? Abbiamo capito questo. No, le volevo fare una domanda invece sulle vicende giudiziarie. Anche la questione morale esiste nel Paese, non vorrei che fosse messa tra parentesi. No, ma arrivo anche su un'altra questione morale che riguarda le inchieste giudiziarie di questi giorni. Il caso Bertolaso, il PD ha chiesto le dimissioni. Lei è per le dimissioni, sì o no? No, perché sono convinto che un servitore dello Stato non possa essere ghigliottinato prima che siano chiare le sue responsabilità. Diverso è il discorso sulla legge che stiamo facendo sulla protezione civile. Bisogna che ci siano dei sistemi di controllo che pur nella celerità delle procedure, certo, non vengano vanificati, perché probabilmente Bertolaso è quello che tutti gli italiani pensano, cioè una persona per bene, ma è importante anche che nel sottobosco non ci possano essere margini di manovra, certo, per chi pratica delle corruzioni o atti del genere. Per cui no alla ghigliottina per Bertolaso, sì a un sistema di controllo efficiente, anche orgoglio per una protezione civile che, diciamo la verità, è una protezione civile, certo, che è stimata in tutto il mondo. Bene, noi ci fermiamo qui. Grazie a Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC. Grazie, buongiorno. Grazie anche a te.